Salve, mi scusi. Mi dica pure. Ok, quindi no fiori. Cercava delle piante grasse, delle piante in particolare e quindi facili da mantenere senza troppe preoccupazioni, senza troppo talento. Le voleva piccoline o anche proprio grandi, da arredo, da salotto? Entrambi. Ok, va bene. Ok, ho qualcosa in mente decisamente. Ok, allora vi faccio vedere il punto sicuramente posso farle vedere. Ok, sì. Qualcosa sicuramente, ma ha qualcosa di esteticamente in mente che a cui è interessato? No, ok. Ah, ok, quindi un po' di volume. In realtà è una pianta che secondo me le può piacere anche se non è particolarmente voluminosa. Gliela faccio vedere lo stesso che è bellissima. Ok, bene, va bene. Allora, mi segue, ci spostiamo di qua perché tanto qua ci sono i fiori e non le interessano. Ok, perfetto, mi segua. Allora, come prima pianta da interno, un po' più piccola, le posso proporre questa felce. È molto bella. Come vede è un pochino pazza, nel senso che è relativamente ingombrante, è come se fosse piena di ricci e alcuni rametti appunto arrivano anche molto in giù. È ovviamente una pianta che superata una certa lunghezza di rami ovviamente tende all'interno sempre questi rametti che si ribellano e che salgono, quindi secondo me non è da tutti, sicuramente la felce, però dà molto carattere, cioè lei la mette su una mensola in cui insomma vede che è un po' vuota, magari ha un po' di libri però non la convince, mette questa sulla mensola e acquista carattere, oppure vuole togliere l'attenzione da qualcosa, questa attira l'attenzione, questa pianta all'avviso ha bisogno di ombra. Da parziale fino a completa. Esatto. Mi piace, bellissima. La felce splendida. Ho poi una piantina grassa. Questa è molto dolce, piace molto. E questa si chiama cactus del ringraziamento, più che altro perché tende a fiorire diciamo nel periodo del ringraziamento, quindi fra novembre e poi Natale, Capodanno, quindi rispetto a molte piante che fioriscono con il caldo, le fiorisce con il freddo e fa questi splendidi fiori rosa meravigliosi che escono proprio dalle punte, stupendi veramente, molto caratteristici. Questo appunto è un succulento, appunto un cactus, quindi non ha bisogno di particolare acqua ma ama il sole e infatti andrebbe tenuto sempre in piena luce, giustamente. Ha bisogno di veramente pochissima attenzione, il terreno non deve asciugarsi troppo, però è sempre una pianta succulenta, quindi sa come sopravvivere nel caso ci scordassimo una volta o due di innaffiarlo. È veramente una pianta da principianti, da chi non ha proprio il pollice verdissimo e fa la sua bellissima figura, molto particolare. Abbiamo un bellissimo e classico potus. Il potus è una pianta che anche qui ha bisogno veramente di pochissima attenzione. È una pianta che ha bisogno di acqua, ma neanche troppa. Il terreno deve essere umidiccio, ma non devono esserci ristagni, e qui bisogna stare un pochino attenti, perché non essendoci un sottovaso, molte volte, almeno se lei vuole appendere il potus come di solito si fa, io vedo cucine piene di potus, e l'importante è non eccedere con l'acqua, perché questo purtroppo non lo può denare. L'unico accorgimento è questo, del resto vada tranquilla, e le foglie si possono tranquillamente tagliare se risulta dopo troppo lunga, e questa è una delle piante anche più facili da propagare. Può stare da sole, da pieno sole a mezza ombra, diciamo così, alla penombra. Comunque può stare benissimo in una zona luminosa, come la cucina di solito. Sì, è proprio la tipica pianta che dà questo effetto bellissimo di cascata, meraviglioso. L'ultima opzione che le volevo far vedere sono dei semplicissimi. Qui le faccio vedere dei cactus. Questi sono cactus piccoli piccoli piccoli, però per mostrarle che, volendo, se le servono delle piantine, diciamo, da mettere sul comodino, su qualcosa di piccolo così, può anche prendere delle piantine grasse. Qui abbiamo una vastissima scelta, proprio anche di quelle da €1,30, quelle piccoline, puoi fare la sua composizione. Anche quelle sono molto facili da mantenere, semplicemente quando vedi che il terreno è troppo arido, dà un goccissimo di acqua, ma nulla di che davvero. Quindi esatto, ce ne sono anche di diversi colori, di diverse forme, e vanno molto anche appunto queste composizioni, e vanno veramente molto queste composizioni molto semplici, e diciamo che può scegliere lei ciò che le piace di più, ciò che le piace è uno di fianco all'altro, sono veramente versatili. È la cosa più bella. Semplicemente ci sono 3 cactus, semplici, 3 piccoli cactus. Bene, ora direi che possiamo passare invece alle piante e per la decorazione dell'interno più grandi. Prima pianta decorativa abbiamo la Sanseviera, è una pianta bellissima a mio parere, caratterizzata da queste foglie lunghe, rigide, ovviamente destinate a crescere, caratterizzate da una striscia centrale verde e 2 strisce gialle intorno, bellissima. È molto adatta anche in qualunque tipo di ambiente, si può tenere anche nella camera da letto, anzi si dice favorisca sia la concentrazione sia il sonno, quindi in realtà è consigliato anche metterlo in queste stanze. È una pianta di facile cura e richiede l'acqua, diciamo, mediamente. Le foglie, quando sono rovinate, vanno tagliate, e per propagarla basta semplicemente tagliare una foglia più o meno a questa altezza, dividerla in parti e piantarla nel terreno. È veramente molto semplice, è una sua caratteristica molto bella. Sì, anche in cucina si può mettere, perché no? Sta bene in ambienti non troppo troppo soleggiati, diciamo mezza ombra, però è una pianta veramente molto versatile, molto bella e molto facile. Ok, passiamo alla seconda pianta decorativa da interni. Come seconda proposta le faccio vedere una Dipsis. Questa pianta appartiene alla famiglia delle palme, come può vedere anche dal tronco. Qui è una pianta di dimensioni medio-alte, arriva ad altezze anche molto più alte di questa. Ha bisogno di un'ombra parziale, ovviamente parliamo sempre di interno, quindi mai sole diretto, ha bisogno di un'ombra parziale. Ha un bisogno medio di acqua, diciamo che deve sempre, il terreno deve sempre risultare comunque umidiccio, non troppo bagnato, però mai secco, perché comunque è un albero, ha bisogno di crescere, ha bisogno di acqua. E questa è molto bella, è proprio bello avere un alberello rispetto all'altra che è molto più verticale. Questa parte sottile e poi si estende, come vedete le foglie anche lunghe, sottili. Anche qui quando le foglie le vede rovinate le deve tagliare. È molto bella, lo so, è veramente bella. Tra l'altro, come mi ha chiesto, le sto proponendo tutte piante facili da curare, che non hanno bisogno di una particolare propensione per le piante, ecco, più che altro è quello molto spesso il problema. Sono da principianti. Poi abbiamo la locasia, detta anche orecchie di elefante, per queste grosse foglie. È splendida come pianta, come vede è alta circa 1,5 metri ed è caratterizzata da appunto tante foglie alte. Questa arriva addirittura a 2 metri, 2,5 metri, è molto bella, molto decorativa da interno, sicuramente un po' più ingombrante, ecco, questo sì. Necessita di un'ombra parziale e non necessita di particolari cure. Anche questa, l'unica cosa è di non spruzzare mai acqua sulle foglie. So che può sembrare quasi spontaneo per pulirle, comunque si deposita molta polvere, nel caso vado solo appunto a togliere la polvere. Acqua no, perché favorirebbe i parassiti, infatti lei comunque li soffre e è un po' più alta del livello facile, diciamo così. Comunque un minimo di cura va fatta, però per questa pianta, questo è altro, onestamente. Io trovo sia meravigliosa e sembra proprio di essere nella foresta, nella giungla, con questa pianta in casa. Per l'acqua il terreno deve essere umido, ma senza accumulo di acqua, quindi insomma basta sentire un po' il terreno e magari ogni tanto guardare nel vaso se ci sono dei ristagni. Tutto qui. È molto bella, molto. Tra l'altro alla base si possono vedere le foglioline che stanno crescendo. Poi abbiamo una trachina. Questa è un arbusto, ha uno o più tronchi, qui ne abbiamo 2. Sembra anche questa quasi una palma, con queste foglie lunghe e un po' sparate in giro. È molto esotica, ecco. Infatti va tenuta in pieno sole, e però come tutti gli alberi, insomma, un bisogno medio di acqua. Anche questo appunto è, sì, particolare, devo dire, come pianta. Va molto a gusti, comunque, a parte l'acqua non ha particolari bisogni di attenzioni, ecco, quindi non si deve preoccupare. Ma qui non so se li vede, ma stanno crescendo altri due alberelli, sempre vede però dallo stesso tronco. Quindi dal tronco primario stanno crescendo attualmente 4 tronchi secondari, 4 rami, però sembrano tronchi. Molto bella, mi piace, anche a me molto, anche se io diciamo che ho la preferenza per le foglie un po' più larghe. Bene, questa era l'ultima pianta da interno che le volevo mostrare, che pensavo di mostrarle, se no posso mostrargliene altre, però l'ho vista molto, molto presa dalle prime due. Sì, ho visto che era molto affascinato sia dalla Sanseviera sia dalla Locasia, però insomma fate in ben tempo a prenderle tutte poi, ok. Ok, quindi prende la felice, l'Hippotus, la Locasia e la Sanseviera. Va bene, perfetto, va bene. Sì, esatto, semplicemente mette le piante che le servono nel suo carrello e poi va alla cassa, ok? Prima di andare alla cassa le do, diciamo, un omaggio che diamo sopra una certa soglia di acquisto. Arrivo subito. Qui allora le do questa piccola piantina grassa in questa specie di casetta oro, diciamo così. Lo so, è veramente carina. Questa è molto facile, quando vede che la terra è un po' secca ci mette un pizzico d'acqua, essendo una pianta grassa non ha bisogno di particolare acqua e può sia appoggiarla su una mensola, su un comodino, dove vuole, oppure volendo l'appendino, quindi può appenderla anche come se fosse un quadro quasi, se le piace ovviamente, se no... Ok, bene, sono contenta, spero davvero che si sia trovata bene nella nostra serra e